1.600.000 volumi a stampa, 80.000 manoscritti, 300.000 monete e medaglie, 300.000 tra stampe, disegni e fotografie. Sono i numeri della Biblioteca Vaticana, che riapre dopo 3 anni di lavori. L'accesso è gratuito, ma riservato agli specialisti, ricercatori, studiosi, docenti universitari. Ecco allora questa mostra, curata da Barbara Iatta, destinata al grande pubblico, che vi troverà una fedele ricostruzione degli ambienti e dei contenuti della storica istituzione. Vi sono conservati alcuni fra i più importanti manoscritti della storia occidentale, dai primi secoli dell'era cristiana ai nostri giorni. Ammiriamo un autografo di Giovanni Boccaccio, che trascrive di sua mano testi di Dante e Petrarca. Scopriamo la calligrafia di Martin Lutero, in una parafrasi delle favole di Esopo, e quella di Michelangelo, su 2 fogli con la minuta di alcune lettere ed una breve poesia. Una illustrazione di Sandro Botticelli per la Divina Commedia. Un papiro greco del III secolo con i Vangeli di Luca e Giovanni. Ma ad essere rappresentato non è soltanto il mondo cristiano. Troviamo una pergamena del VII secolo con un frammento del Corano, un codice arabo del XIII secolo, una vita illustrata di Buddha composta in Birmania, rotoli magici etiopici. Una sala è dedicata ai bibliotecari di Santa Romana Chiesa. I ritratti, uno per secolo, sono di Sisto V, Marcello Cervini, Scipione Borghese, Alessandro Albani, Angelo Mai. E infine dell'attuale bibliotecario, il cardinale Raffaele Farina, che troviamo pure al centro di una fotografia con tutto il personale della biblioteca. Il percorso della mostra ci conduce nel gabinetto delle stampe, nel laboratorio fotografico, dotato delle più moderne attrezzature. E nel laboratorio di restauro, dove invece ammiriamo gli strumenti tradizionali che i tecnici della biblioteca utilizzano per intervenire sui preziosi volumi.